Amici di Sport Legnano, bentornati al Palavolley. Siamo con due nuove vittime, ritorniamo a fare le presentazioni delle giocatrici della Focol. Alla mia destra Martina Carcano. Ciao a tutti. E alla mia sinistra Erika Battilena. Ciao, ciao a tutti. Allora, 5 domande, conoscete il funzionamento del giochino, si dicono cazzate, questa è la regola. Allora, partiamo con te Martina, okay. Ti chiedo qual è il tuo genere musicale più vomitevole, quello che proprio non puoi ascoltare. Cosa che ridi? Il metal, non mi piace. Il metal, sono ok. In effetti io, io ascolto Radio Italia, cioè. Radio Italia. First reaction shock. Okay. Erika, tu invece che musica non tolleri? Tu sai io... come sfondi una porta aperta su un certo genere? Sì, sì, okay. Sì. Però dai, ci vado vicino, forse con la techno. Brava, mi piace. La techno no, no, non l'apprezzo molto. No, so. Ok, allora parliamo invece di cibo. Ci giochiamo il jolly cibo. Qual è il cibo che è disgusting? Allora, questo è difficile, però ce l'ho. Ok. Allora, il latte. Sì. Ma quello senza lattosio. Sì. Quello non mi piace, okay. Cioè proprio io sentivo un sommelier del latte, no, no. Cioè il latte normale lo adoro, ok, quello senza lattosio non lo posso bere, cioè. Esatto, ok, latte senza lattosio, senza. Ok, tu invece l'anno scorso eri stata una di quelle a cui avevo chiesto qual era il cibo che... e ci avevi regalato una grande emozione, ce ne vuoi regalare un altro o vuoi confermare quella? No, cambio perché grande. Effettivamente riflettendoci credo che... quello che mi piace di meno sia il pesce, cioè un certo tipo di pesce, tipo i frutti di mare, okay. Quelle cose crude, sai i polpi, quelle cose crude, sì. Il mare e il pesce crudo. Ha senso. Sì, sì, esatto, esatto. Guardi, purtroppo dice... non... le ostriche, oh. Le ostriche le odio. Mi associo. Ok, allora, parlato di musica, parliamo di film, un film che ti ha veramente fatto sbraccare. No, qua c'è un problema, perché io non guardo i film. Quindi... tutti. Facciamo un telefilm. Sì, no, io sono, penso di essere l'unico che ha disdetto l'abbonamento di Netflix perché non guardava nulla. L'ho pagato e basta. Soldi buttati. Sì, sì. Ok, no, allora, sono troppo lunghi, non mi piacciono. Ok. E c'è Erika, un filmaccio? Io, se devo dirti un film, direi Her, lei. Ah, non sì. So se sei presente, sì, che è stato sì. Super premiato, ma io proprio... quando non... li premiano troppo di solito... No, infatti, non li apprezzi. Se piace la critica, non piace esatto, la gente. Esatto. Ok, perfetto. Va bene, una cosa che non fai mai perché non ti piace farla... sistemare le pentole della lavastoviglie. Ok. È questo. Beh, non mi sembra molto divertente da fare, in effetti. No, fa troppo casino. Okay. Ok, invece te, Erika. Io piegare i vestiti. Io sono la classica che catasta tutto sulla sedia, poi sposta dal letto sedia, sedia a letto. Poi magari li pieghi una volta all'anno. Esatto, esatto. Quando... allora, ultima domanda. Il personaggio famoso, prima ci sono state nella parte scritta i quattro con cui usciresti a cena. Sì. Quello cui toglieresti la cena invece, definitivamente? Oddio, perché tu devi sapere che io vado molto a momenti. Ok, quello del momento. Adesso. No, appunto, sto pensando, perché solitamente mi stanno indifferenti, cioè le persone che non mi piacciono. Ok. Non mi piace, quello che faceva Mitch, come si chiama? Quello grosso, Sergio. Mi sta antipatico, cioè ti giuro io non lo posso vedere, io lo vedo in televisione e sbrocco, cioè. No, non mi piace. Tanto io non so chi è questo qua, quindi... Okay. Va bene, ok, Sergio di Amici, okay. Sergio di Nemici. Non chiedermi il cognome perché non lo so. Non importa, tanto non piace a te, non lo conosco io, quindi a te però piace Sergio. Sì, okay. Sì, sì, bravissimo. Invece... ciao Sergio. Tu invece chi vorresti linciare, tipo Garrison di Amici? No, 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 io sempre da un programma trash, ovviamente, Grande Fratello. È presente, sì. Signorini. Ah, sei la seconda, eh? Sì? Sì? Bippo, ovviamente lei lo adora. Sì, sì, sì. Non ti chiedo neanche why, perché potresti chiedere un bicchio. Benissimo, ragazzi, è stato un piacere. Adesso, per non fare arrabbiare il coach, perché stiamo facendo tardi, vi facciamo andare ad allenare, ma... a te ti richiediamo settimana prossima se hai cambiato il personaggio, perché hai detto che cambia spesso. Sì, sì. Va bene. Allora, grazie mille a Martina. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille a Erika. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao amici.